La tavola rotonda che si è tenuta questa mattina al porto turistico Marina di Pescara nell'ambito di Ecomob, l'unico expo del centro-sud Italia sulla mobilità alternativa e l'ecologia ambientale, è servita per fare il punto sul processo di costruzione della destinazione turistica Costa dei Trabocchi, coinvolgendo i principali attori del territorio. I ritardi nella costruzione dell'opera hanno però motivazioni diverse, come spiegato questa mattina a Pescara. In merito alla Via Verde, alla Costa dei Trabocchi, se ne è parlato tanto, ma non ancora facciamo niente. Non ancora facciamo niente perché io ne ho sentito parlare la prima volta circa 20 anni fa, all'Expo di Hannover, alla presenza di una cinquantina di giornalisti internazionali, la Regione Abruzzo, la provincia di Chieti, le Camere di Commercio, presentarono che ci avevamo 130 km di pista ciclabile sulla costa adriatica. Oggi, dopo 20 anni, ufficialmente non è aperto, credo, neanche un metro. Questo è scandaloso e non ci rende credibili nel mondo, cosa che noi non ce lo possiamo permettere. Per cui la Camera di Commercio ha fatto tanto per cercare di pubblicizzarla, per farla conoscere, la Regione ha fatto tanto anch'essa. La provincia, che è responsabile della realizzazione, ha qualche problema che poi chiederemo al Presidente quando riuscirà a farcela aprire. I ritardi ci sono perché questa è un'opera che dovete immaginare come un'opera estremamente complessa, complicata. Non stiamo costruendo un ospedale o un ponte dove la progettazione è nostra, ma quello che dobbiamo fare è rigenerare un'area, un sedime ferroviario che è stato abbandonato per 15 giorni. Essendo io medico faccio un paragone, un paziente per 15 anni non si è fatto nemmeno un esame e poi improvvisamente ha le complicanze, e quindi questo per giustificare anche la difficoltà che da fuori non si legge. Io capisco che i cittadini, anche le persone, i portatori di interesse, questo non lo capiscono. Lo spiegherò bene nella mia relazione, spiegando come ci sono state delle situazioni di frane, di infiltrazioni d'acqua. Sono sicuro intanto che il 31 dicembre porteremo a termine la maggior parte dei lavori, perché quello è il termine che ci è stato concesso dalla Regione. Quindi siamo in ritardo, ma come tutte le opere pubbliche in Italia potete immaginare. E poi sicuramente entro primavera noi anche le gallerie le metteremo a norma, e quindi penso che l'estate prossima ci sarà l'apertura completa di questa grande infrastruttura che sarà il nostro brand turistico, e lo stiamo vedendo in questi mesi. Il ritardo credo che sia principalmente dovuto anche a questo benedetto virus, che chiaramente per un po' di tempo ha bloccato. Ci sono state altre problematicità sempre con RFI, ci sono insomma ancora alcune questioni che vanno risolte, vanno portate avanti, ma io credo che comunque più o meno i tempi verranno rispettati. D'altronde è un'opera importante, un'opera su cui ci giochiamo il futuro, perché insomma sta facendo tanto clamore a livello nazionale e internazionale questa pista, che siamo particolarmente attenzionati, quindi non possiamo sbagliare. Noi stiamo lavorando per trovare altre risorse da mettere sulla pista, e soprattutto arrivare ad una gestione unitaria del tracciato. Possibilmente per il momento parliamo del tracciato, quello della Costa dei Trabocchi, ma addirittura ragionare anche dell'intero tracciato abruzzese, che sarebbe una cosa importante, perché è un segno che sarà un nuovo brand per l'Abruzzo, e quindi ci dovremmo attenzionare in maniera particolare.